conosciuta da tutti, giovani e meno giovani, da chi l'ha ballata nelle discoteche di allora e da chi l'ha conosciuta e ascoltata ai giorni nostri. La musica degli anni 70 è universalmente riconosciuta come la più bella mai prodotta fino ad oggi. Niente campionamenti, niente trucchi, allora o sapevi suonare o niente. I DJ facevano i DJ, i musicisti e le band facevano la musica. Soul, funky, disco, il rock psichedelico della Fender Stratocaster di Jimi Hendrix e la West Coast dei Mamas and Papas e poi i Beach Boys californiani. Tante le sfumature per un unico magico mondo, quello dei figli dei fiori. Sì, perché in quegli anni, oltre oceano, la musica non era solo musica, ma un vero e proprio stile di vita. Da noi in Italia c'era il motto che diceva «mettete i fiori nei vostri cannoni» e in piena guerra del Vietnam i figli dei fiori opponevano amore e non violenza alla guerra e alle armi. Per vivere a Fano, anche solo per una serata, quella magica atmosfera di quegli anni, a Fano, da 11 anni a questa parte, gli eclettici Fratelli Carboni organizzano il Fano Flower Party, che anche quest'anno dal 20 al 21 luglio trasformerà Arzilla, Lido e Sassonia in una coloratissima festa. L'importante però è mettersi in gioco e rispolverare i pantaloni a zampa d'elefante di mamma e papà. Tantissime richieste da parte dell'attività di partecipare a questa manifestazione e, come sottolineavo prima, siamo veramente soddisfatti di come stanno andando le cose e si percepisce, guardi, da una cosa in particolare, dalla volontà, dalla voglia dei giovani, meno giovani e chi più ne ha più ne metta, di vestirsi. Far vestire le persone non è proprio semplicissimo. Poi la musica sarà la grande protagonista, c'è una band quasi sconosciuta che però suonerà. Ovviamente abbiamo preso dalla Riviera Adriatica i Carta Carbone. L'anno scorso avevamo i 3G's, quest'anno diciamo che abbiamo voluto giocare in casa con la mia band che ha avuto, diciamo, che sta avendo un discreto successo anche fuori regione. Abbiamo fatto dei concerti appunto a Riccione, ci hanno chiamato adesso ad agosto a Pescara. Iniziamo ad uscire fuori, diciamo, siamo pronti, quindi sarà un bellissimo concerto sabato sera. Vi aspettiamo.